Buonasera amici carissimi di Dopocena, benvenuti a questa puntata. Parleremo questa sera di un aspetto che riguarda la nostra salute, certo non la salute di tutti, di una fetta ben precisa di popolazione. Parliamo di riabilitazione del pavimento pelvico, una riabilitazione molto particolare che è a vantaggio di quanti hanno una patologia ben precisa in ambito urogenitale. Naturalmente lo facciamo insieme a un esperto, come sempre avviene tra i nostri divani, e io introduco subito l'ospite, anzi sarà il caso di introdurre anche gli ospiti, visti che ce ne sono due. Allora, buonasera Lucia Signoretti, fisioterapista, dottoressa, che si occupa di questa patologia, così forse un po' sommersa, poco evidente, poco conosciuta, che però abbraccia una fetta di popolazione molto vasta e quindi è una patologia che necessita poi di una riabilitazione. E lei è specializzata in questo, giusto? Sì, esattamente. Io sono specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, cioè praticamente di tutte quelle patologie che sono legate a delle disfunzioni della zona perineale. Ecco, noi abbiamo anche con il suo ausilio delle slides che ci aiuteranno a condurci in questa patologia che per i più magari non è così ad uso quotidiano, però potrebbe anche riguardare il futuro di alcuni di noi. Quindi è giusto conoscere tutti gli aspetti fisiopatologici di questa malattia, di questa patologia. Allora, con l'ausilio anche del compagno che abbiamo portato in studio, che poi ce lo presenterà, potremo anche individuare la zona ben precisa nella quale stiamo parlando. Sì, allora noi stiamo parlando della zona del pavimento pelvico, che è fondamentalmente una zona muscolare e che si estende dal pube, che è praticamente questa zona qua, fino al coccige, che è questa zona qua. Quindi proprio passa sotto e forma una sorta di pavimento. Ecco, quindi esattamente. È un fascio muscolare, sono dei muscoli. Sì, sono soprattutto dei muscoli. E sono dei muscoli su quali poi appoggiano gli organi interni, in modo particolare la vescica, l'utero e anche il retto. E infatti il pavimento pelvico è poi coinvolto in quelle che sono le funzioni legate alla vescica, quindi alla minzione, alla defecazione e poi al parto e anche alle funzioni sessuali. Ecco, perché si va incontro a questa patologia? Cioè, qual è l'elemento scatenante? Perché si deve ricorrere a una fase riabilitativa? Allora, sì, il pavimento pelvico, come dicevo, è un muscolo, ok? Quindi, come tutti i muscoli, è in grado di contrarsi e di rilassarsi. E quando questa funzione non avviene nei tempi e nei modi opportuni, si può andare incontro a delle patologie. In modo particolare possiamo andare incontro a patologie legate a un pavimento pelvico debole, a patologie legate invece ad un pavimento pelvico che lavora troppo, cioè un pavimento pelvico iperattivo. Allora, in una diapositiva ho proprio riportato quelle che... No, qui vediamo il pavimento pelvico femminile. Mm-hmm. Questa è la... quindi è una donna in posizione ginecologica. Possiamo quindi vedere la zona anale, la zona vaginale e la zona uretrale. Se pensiamo di togliere la pelle e lo strato di grasso presente, troveremo il muscolo. Allora, questo è il gluteo, mentre qui sotto vediamo tutta la zona muscolare definita il pavimento pelvico. Abbiamo l'elevatore dell'ano, che è questo muscolo che vediamo che è più profondo e che, come dicevo, parte dal coccige e arriva su fino alla zona pubica, e altri muscoli invece più superficiali che proprio girano intorno alla zona anale e alla zona vaginale. Nella invece diapositiva successiva vediamo invece il pavimento pelvico maschile, che è molto simile a quello femminile. Infatti possiamo ritrovare sempre l'elevatore dell'ano e muscoli più superficiali che rivestono la zona alla base del pene.
come dicevi tu prima, è soprattutto una patologia femminile, poi spiegherò anche perché. Ecco. Però anche l'uomo può andare incontro a queste patologie. Se proseguiamo nella presentazione... Diciamo, se vogliamo fare una percentuale, giusto per dare un contenitore, un identificativo a chi ci ascolta, qual è la percentuale di incidenza sulla popolazione? Ma allora, sulla popolazione generale, devo dire la verità, non te lo saprei dire. No, facendo una proporzione tra uomini e donne. Ah, le donne sono molto molto più predisposte ad andare incontro a questi tipi di patologie. Quindi immagino che siano le maggiori frequentatrici del tuo sì, studio. Sì. Sì, anche se devo ammettere che gli uomini, soprattutto chi va incontro ad intervento chirurgico, in modo particolare per tumori alla prostata oppure per tumori anorettali, in cui viene proprio asportata tutta la zona del retto, poi sviluppano delle patologie che con la riabilitazione del pavimento pelvico riusciamo sicuramente, se non a risolvere completamente, diciamo, a dare un buon aiuto e soprattutto a migliorare notevolmente la qualità di vita di queste persone. E la tua opera si estrinseca in questo aspetto, cioè nel riportare a una più corretta funzionalità di questo muscolo. Esattamente, esattamente. Allora, come dicevo, ci sono alcune patologie che sono più legate a una debolezza della zona del pavimento pelvico, quindi ho una difficoltà nella contrazione. E in questo caso possiamo avere sintomi che si possono identificare con una incontinenza urinaria da sforzo o da urgenza. Quando parlo, dico di incontinenza da sforzo, intendo dire perdita di urina, che può essere piccole gocce oppure una perdita più abbondante, quando si fanno degli sforzi, quindi ad esempio quando si fa un colpo di tosse oppure quando si sollevano dei pesi, alcune donne anche quando ad esempio corrono, quindi quando fanno attività sportiva. Perché questo? Perché si aumenta moltissimo la pressione a livello dell'addome e quindi si spinge molto sul pavimento pelvico, che non avendo capacità di contrarsi, quindi non è in grado di trattenere l'urina. Invece l'incontinenza da urgenza si verifica quando si ha lo stimolo e non si riesce ad arrivare in bagno praticamente, quindi si perde prima di arrivare. Sì, poi vabbè, l'incontinenza mista è quando purtroppo è presente entrambe, sono presenti entrambe le situazioni, e invece l'incontinenza fecale è quando purtroppo si ha, quindi non si riesce a trattenere o i gas oppure le feci. Un altro aspetto importante, questo tipico della donna, no? Torniamo alla diapositiva prima, grazie, è il prolasso degli organi pelvici. Ecco. Praticamente, perché dico che è tipico delle donne? Perché la donna ovviamente ha più orifizi rispetto all'uomo, in quanto noi comunque abbiamo la vagina. Quindi cosa succede? Che magari soprattutto in seguito al parto, alla gravidanza, oppure anche un'attività, magari chi svolge attività pesanti che richiedono molto sforzo, i sistemi di sostegno di questi organi a poco si sfibrano fino a rompersi del tutto, e non avendo neanche un pavimento pelvico sotto che sostiene, a poco incominciano ad uscire dall'orifizio, quindi possiamo avere un prolasso a livello rettale oppure un prolasso a livello vaginale. Mentre invece vediamo esattamente quelle che sono le patologie legate a un pavimento pelvico iperattivo, quindi che sta sempre contratto. Allora, lo possiamo ritrovare nella patologia, ad esempio, della stipsi. Ci sono persone che hanno difficoltà a defecare, e molto spesso in queste persone si ritrova un pavimento pelvico che non è in grado di rilassarsi. E quindi iperattivo. Esattamente. Quindi cosa succede? Che si spinge continuamente, si spinge, e prima il pavimento pelvico è iperattivo, ma poi addirittura si può sviluppare addirittura anche un'incontinenza
Quindi a furia non di spingere sì. si può sviluppare esattamente la patologia opposta. Come dicevo, il pavimento pelvico però è anche coinvolto nelle funzioni sessuali e infatti ci sono specialmente ovviamente le donne che hanno dolore durante la penetrazione oppure in questo caso ecco parliamo di disfunzione sessuale, in altre situazioni invece hanno dolore a livello della zona pelvica, dolore che non si riesce a diciamo né a curare né tantomeno a spiegare e molto spesso si può trovare che è proprio un pavimento pelvico sempre contratto che quindi ha sviluppato quelli che vengono chiamati dei trigger point, quindi dei punti dolorosi che sono alla base di questa del dolore pelvico cronico. Ecco, queste fasi sono delle fasi che chiaramente necessitano anche di un approccio farmacologico eventualmente. La vostra tipologia di riabilitazione subentra in che fase di questo sviluppo della patologia? Allora, di sicuro, per alcune patologie la fisioterapia può fare tanto quando sono in uno stadio iniziale, ecco. Come ad esempio nel prolasso. Mm-hmm. Certo, un prolasso di primo grado trova sicuramente molto beneficio nell'intervento fisioterapico, quindi riabilitativo. Però se siamo già in un secondo o terzo grado, diciamo, è comunque importante perché può aiutare prima di un intervento, perché comunque anche dopo che si è fatto un intervento, avere un pavimento pelvico comunque che è in grado di sostenere e di contrarsi può evitare che si possa nuovamente riformare un prolasso. Quindi ecco, nel prolasso è bene che si lavori il pavimento pelvico nelle fasi iniziali della patologia. Invece nelle altre situazioni non c'è, diciamo, in un modo ben preciso una tempistica. Adesso, se penso ad esempio all'incontinenza urinaria, ci sono donne che magari sono tantissimi anni che soffrono di incontinenza urinaria, che magari però non hanno fatto niente, mai, non hanno mai provato. In questo caso possiamo comunque agire. Agire con una giusta, con dei benefici riabilitativi. Sì, qui parliamo di fattori di rischio, quindi ci sono delle concause oltre a chiaramente delle disfunzioni organiche, ci sono dei fattori di rischio predisponenti. Esattamente, che predispongono proprio alla patologia del pavimento pelvico. Allora, come dicevo prima, la gravidanza e il parto. La gravidanza perché la crescita del feto è quindi sempre un peso che grava sulla zona perineale. E il parto, proprio perché il feto deve passare attraverso la zona vaginale. Sì, infatti non è raro che addirittura si vada incontro ad una episiotomia, cioè a un taglio, e lì si va a tagliare il muscolo, che quindi può già per quello semplicemente diventare più debole. Certo. Altri fattori di rischio possono essere la menopausa, perché con la menopausa si hanno delle variazioni ormonali che tendono ovviamente a far diventare più lasso il pavimento pelvico. La costipazione per quello che dicevo prima, quindi per la difficoltà proprio a defecare. Obesità e sovrappeso, sempre perché si ha un aumento delle pressioni intraaddominali che ovviamente gravano sempre sul perineo. Le attività lavorative e sportive che hanno grossi aumenti di pressione addominale, quindi come gli sport ad alto impatto, oppure altre attività che mi vengono in mente, ad esempio gli insegnanti. Mm. Gli insegnanti sono molto colpite da queste patologie, specie chi lavora ad esempio negli asili oppure nelle scuole elementari, perché magari prendono i bambini molto spesso in braccio. E quindi sono sempre pesi che gravano sulla loro zona perinale. Oppure le cantanti. Le cantanti che hanno un modo scorretto, può capitare, di cantare, gravano tantissimo sul loro perineo e quindi possono in alcune situazioni magari avere delle piccole perdite. Ci sono altri fattori che vediamo nella diapositiva successiva. Allora, in modo particolare vorrei porre un attimo l'attenzione sugli interventi chirurgici, come dicevo prima, perché riguardano anche gli uomini.
prendiamo esempio, no, la prostatectomia. Quando viene, si ha una prostatectomia ad esempio radicale, quindi si viene tolta tutta la prostata in loco, il paziente molto spesso manifesta incontinenza urinaria, ma anche disfunzione erettile. E con la riabilitazione si danno proprio dei consigli, oltre a fare degli esercizi specifici, che aiutano proprio la ripresa sia della continenza che dell'attività sessuale, perché di solito l'uomo si è sempre portati a dire vabbè, ormai non ci posso fare più niente. Invece, forse è un po' misconosciuta questa pratica riabilitativa. E insomma, lo scopo anche di questa puntata dopo cena è anche questo, quello di mettervi al corrente anche di pratiche che possono essere attuate a seguito appunto di fattori di rischio o di patologie che uno sviluppa e che magari, come tante patologie che sono un po', come dire, sommerse, non si conoscono, e invece grazie all'opera magistrale di professionisti come la dottoressa qui con noi si può avere un miglioramento della propria condizione, della propria quality of life, della qualità della vita quotidiana di tutti i giorni. Sì, assolutamente. Come dicevo, anzi, la riabilitazione di solito è considerata, dovrebbe essere, ecco, diciamo, dovrebbe meglio essere, così, diciamo, considerata come il primo approccio a queste patologie, perché diciamo che è un approccio non invasivo. Non invasivo. No, quindi è anche il primo che, dovrebbe essere attuato, ma purtroppo per il fatto stesso che non è molto conosciuto, esatto, sì, magari certo. non si viene. Noi siamo qui per questo, insomma. Esattamente. A posto. Sì. Dopo, nelle diapositive successive, sì, esattamente, ho fatto, ecco, degli esempi di quello che potrebbe essere, esattamente, no? Di quelle che sono le tecniche riabilitative. Qui vi devo dire che molto superficiale, nel senso che il trattamento riabilitativo è in verità qualcosa di complesso, che in primo luogo prevede una valutazione che è importantissima per capire come agire sul paziente e soprattutto rendere più possibile il trattamento soggettivo, cioè legato proprio al paziente, perché ogni paziente è a sé. Certo. Facciamo un esempio. Ci sono pazienti, ad esempio, che perdono urina quando fanno le scale. Ci sono pazienti che invece, ad esempio, perdono urina quando devono andare a prendere la cintura della macchina. Quindi io non potrò fare un trattamento per tutti uguale, ma dovrò renderlo specifico per ogni paziente. E proprio la valutazione è molto importante per riuscire a rendere il trattamento specifico. Quindi c'è un trattamento mirato per ogni persona che ha una storia a sé, insomma, ognuno ha la sua... Esattamente. Alla fine, diciamo che le tecniche sono quelle che io ho qua presentato, quindi abbiamo l'esercizio terapeutico, il biofeedback, la stimolazione elettrica funzionale e il trattamento comportamentale e le modificazioni dello stile di vita. Certo. Sì, però ecco, come dicevo, ad esempio, l'esercizio terapeutico è un esercizio che è mirato a quella che è la problematica del paziente e non sarà poi per tutti uguale. Esattamente, per tutti uguale. Dopo vi ho portato un esempio. Sì, sono io in studio. Ecco, vabbè. Qui un esempio: si chiede alla paziente in posizione supina con le gambe piegate, magari, di contrarre il suo perineo, e poi si chiede, ad esempio, di alzare il gluteo mantenendo la contrazione. Sì, e nella diapositiva successiva invece vi ho portato degli esempi di quelli che sono che è il biofeedback. Allora, il biofeedback fondamentalmente è un macchinario che ha delle sonde che vengono poste alla paziente o nella zona vaginale o nella zona anale, e che praticamente il paziente ha davanti a sé uno schermo. Uno schermo con delle immagini, come possono essere questi, che sono dei percorsi. Okay. Il paziente cosa fa? Stringe il pavimento pelvico, la sonda registra la contrazione
e praticamente la fa vedere al paziente sullo schermo come se fosse una linea. E quindi al paziente si chiede di seguire poi il percorso. Ecco. Cioè, ma è quasi una sorta di giochino. Se lo fa da solo, insomma. Monitorizza. C'è sempre il fisioterapista di fianco. Però comunque lui modula per stare dentro il range corretto. Insomma, esattamente, vede quello che sta facendo. Che sta facendo. Ecco. E poi si possono variare i percorsi in base a quello che vogliamo poi ottenere. Un altro aspetto fondamentale è tutta la parte comportamentale, come avevo detto prima. Gli atteggiamenti quotidiani. Sì, perché ci sono delle abitudini che una persona ha e che magari ritiene corrette e che invece vanno a danneggiare il proprio perineo. Una tra tante che mi viene in mente, ad esempio, è spingere mentre si fa la pipì, cosa sbagliatissima, che si sconsiglia di fare, perché indebolisce il pavimento pelvico, può far venire incontinenza urinaria. Ecco, quindi si gestiscono anche tutti questi aspetti comportamentali. Modificando alcuni di questi aspetti si migliora anche poi, penso, la vostra azione, cioè il risultato finale giustamente è un lavoro a più mani, insomma, c'è la compartecipazione del paziente in maniera attiva e c'è la vostra azione, diciamo, cinetica, meccanica. Esattamente, insomma. Anche perché, essendo un muscolo, il muscolo va allenato e il paziente non può venire da me tutti i giorni. Quindi è proprio richiesta tantissimo la partecipazione attiva, perché il paziente poi da solo a casa deve seguire sia i consigli che gli vengono dati a livello comportamentale, ma proprio fare tutti gli esercizi che poi vengono proposti in ambulatorio. E quindi c'è una duplice fase, cioè quella in studio e quella, insomma, date i compiti a casa, insomma. Sì, assolutamente. Poi quando tornano, interrogate, fate l'intervento, hai studiato, mi sembra giusto, insomma. Sì. È tutto comunque a fine, insomma, pro domo il paziente, insomma, quindi ha interesse a fare gli esercizi a casa. Assolutamente. Dove svolge la sua attività, dottoressa? Allora, io principalmente lavoro qui a Fano, presso il poliambulatorio di riabilitazione e fisioterapia di Saviane Cinotti, e poi mi appoggio anche a Lucrezia nello studio medico San Giuseppe e a Fossombrone nello studio fisioterapico Arduini. Quindi copre un po' tutto il bacino, il territorio. Come mai ha pensato di specializzarsi in questa tipologia di riabilitazione? C'è qualcosa che l'osso articolare viene sempre un po' più subito, insomma, di primo impatto pensare, no, al fisiatra, eccetera. Invece questa è una branca molto settoriale, quasi di nicchia, se vogliamo. Sì, allora all'inizio devo dire che è stata proprio il rendermi conto che qui nel nostro territorio non c'erano fisioterapisti che si occupassero di queste patologie. Il più vicino di solito era a Iesi. Di solito venivano mandati pazienti a Iesi, presso l'ospedale, oppure in Emilia. Per cui ho incominciato poi a seguire dei corsi, un po' quindi per curiosità, ma poi mi sono, devo dire, appassionata molto. E a me piace tantissimo. Penso che anche, insomma, il ritorno dei pazienti poi stimoli anche ad andare avanti in questo percorso, perché quando, insomma, gli rendi la vita più facile o migliori la sua condizione, penso che dia anche soddisfazione, no? Tantissima ne dà, veramente tanta. Sì, per quella che è la mia esperienza attuale, abbiamo ottenuto veramente risultati positivi con i pazienti. Non sempre, ovviamente, siamo riusciti ad avere una scomparsa totale della patologia, però abbiamo avuto, penso, in quasi tutti i pazienti dei risultati veramente apprezzabili. E quindi questa cosa sicuramente serve anche, no, a capire quanto è importante. Quindi possiamo anche dire che è una patologia che ha anche un fattore di reversibilità, cioè, voglio dire, assolutamente. No? Assolutamente. Quindi non è uno è arrivato a un determinato stadio, l'azione del fisioterapista è mirata al mantenimento del suo stato, anzi si può migliorare. Sì, in alcune patologie assolutamente, questo è
è possibile. In altre, devo essere onesta, no, nel senso che ci sono le patologie che io ho presentato, possono essere, derivare anche da altre cause, e in quei casi la fisioterapia magari non può dare risultati, quindi si indirizza magari verso la chirurgia. Però è sempre bene magari chiedere, non costa niente. Non costa niente. No, esatto. Chiunque può venire. Sì, avesse bisogno di... Allora, siamo in chiusura. Sì. Diamo un messaggio comunque positivo a quanti comunque eventualmente si sono identificati in alcuni stadi che sono stati enunciati dalla dottoressa, che comunque è un approccio corretto quello di rivolgersi a un professionista e soprattutto a un professionista serio e qualificato. Qui le improvvisazioni non ci devono essere. Ah no, assolutamente, improvvisazioni non ci devono essere, e dovete curare il vostro perineo e affidarvi a persone che sono esperte nel settore. Che abbiano una specializzazione a riguardo e che insomma sappiano dove mettere le mani, perché insomma il fisioterapista è colui che lavora con le mani, e quindi insomma è importante che le sappia usare in maniera adeguata, no? Esatto, quindi insomma. Sì. Bene, dottoressa, grazie per essere stata qui con noi e per averci così slatentizzato una patologia che alle volte non si conosceva, ma soprattutto più che la patologia, io direi i rimedi o le terapie o le pratiche che possono migliorare la condizione di questi pazienti che vanno incontro a questa patologia. Se avete riscontrato dei dettagli che vi hanno incuriosito e volete rivederli, naturalmente come tutte le puntate di Dopocena la potete rivedere sul nostro portale fanotv.it e quindi eventualmente rivedere un po' i concetti enunciati dalla dottoressa, e poi se la volete consultare è tracciabile sicuramente come tutti. Allora, innanzitutto grazie dottoressa per essere stata così esaustiva nella sua enunciazione, grazie per aver portato anche l'ospite, che si chiama l'ospite? Andrea, ecco, salutiamo anche Andrea. Io penso che insomma anche portarlo qui deve essere stato abbastanza divertente, nella macchina, posizionato nella macchina. Sedile accanto? No, sedile dietro, quindi bravo, è stato un passeggero compito, non ha dato fastidio. Bene, abbiamo scherzato, però insomma questo è un po' il nostro modo di condurre le cose. In questo salotto abbiamo trattato di tante questioni e l'abbiamo fatto sempre nel nostro stile, nella nostra mission. Bene, grazie per essere stati con noi e alle prossime puntate di Dopocena. Grazie, ciao!